Farmomac 2023 segna il record di presenze di espositori esteri, quasi il 70% sul totale delle aziende partecipanti. Imprese spesso rappresentate da delegazioni istituzionali provenienti da diverse parti del globo. Un sistema che si traduce in un'importante presenza sia sul fronte espositivo che sulle relazioni internazionali, in particolare con alcuni dei mercati maggiormente strategici per il Made in Italy come India, Arabia Saudita, Africa, Emirati Arabi, Turchia, Stati Uniti e Centro-Sud America. Marmomac è in grado quindi di mettere a rete le competenze di Verona Fiere come organizzatore leader di manifestazioni con società proprie in Asia e in Brasile. Brasile oggi tappa di visite istituzionali, così come la delegazione iraniana accolta dai vertici di Verona Fiere. Entusiasmo palpabile del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha avuto modo di incontrare diversi operatori ed espositori, di stringere la mano con altri rappresentanti istituzionali. Visita che è diventata occasione per fare il punto sul settore e ricordare l'antica vocazione di Verona e del Veneto in generale verso il marmo e la lavorazione della pietra naturale. È un'assoluta eccellenza, è uno dei grandi biglietti da visita del Veneto, lo siamo sia sul fronte del materiale lapideo, quindi della pietra in generale, ma in particolar modo poi di tutto quello che è la tecnologia. Il marmo nel mondo viene lavorato dalla tecnologia veneta, e questo è bene ricordarlo. Un Marmomac sempre più internazionale, che effetto le fa? È di un orgoglio estremo, visto e considerato che questa fiera si sta facendo spazio a livello internazionale. Fiera Verona è fiera di Vinitaly, la più grande fiera a livello internazionale dei vini, la fiera Cavalli, anche qui siamo i primi al mondo. Marmomac, altro primato, un comparto che può vantare di avere oltre 170 paesi presenti qui in fiera.